Stiamo per partire, Car Tube, quinta puntata. Abbiamo ospite Federico Scapicchi, giovane assessore allo sport del comune di Arezzo. Come al solito saremo a bordo della nostra Nissan Leaf a impatto zero elettrica e quindi un'esperienza da vivere al di là dell'ospite che sicuramente è, come al solito, prezioso. Quindi restate con noi, a tra poco si parte. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Eccoci qua, Federico, benvenuto a bordo. Grazie. Questa è una macchina che, per chi non l'ha mai guidata, è un po' particolare perché non fa un minimo di rumore. Bisogna abituarsi, quindi, anche quando si attraversa la strada. No, il problema è che non è, per uno che ha il cosiddetto primo impatto, è che non sai mai quando è in moto, no? Perché esatto. Non è in moto, è accesa, semplicemente questo. È e allora non ci resta che... No, così è la retromarcia, quindi partiamo, perché sennò andiamo lì indietro. E quindi, benvenuto a bordo. Allora, grazie. L'ho detto nella presentazione, giovanissimo, perché te sei nato il 29 dicembre del 1984, esatto. Quindi per poco non sei... Ci tengo, classe 84 ci tengo. Insomma, giovane, non alla tua prima esperienza, perché oramai possiamo dirlo. Sì, prima esperienza da assessore. Da assessore, ma... sì, ma non come politico, perché come politico te hai fatto. Allora, io sono stato, candidato la prima volta in circoscrizione Saione nel 2006, però entrai nel 2010 a seguito poi di una dimissione perché ero il primo dei non eletti. Poi sono stato consigliere provinciale dal 2011, anche lì ero primo dei non eletti, subentrai dopo. Poi finalmente fui eletto nel 2015 senza aspettare subentri come consigliere comunale, sempre con Forza Italia, PDL nella parentesi della prima esperienza in provincia. Nel corso degli ultimi 5 anni appunto sono stato consigliere in comune e vice capogruppo di Forza Italia e poi sono tornato anche in provincia a seguito delle elezioni provinciali del 2018, sono stato vicepresidente, capogruppo e nelle ultime elezioni comunali ho avuto l'onore insomma di essere più votato di Forza Italia e poi di essere nominato dal sindaco Ghinelli, assessore allo sport e alle politiche giovanili. Che poi insomma sei stato uno dei più votati, insomma. Sì, del mio partito, sì, del centrodestra secondo mi sembra, 320 preferenze, 325. Bella affermazione. Sì, insomma. Una bella affermazione, anche perché poi diciamo il nostro partito non è più ai fasti di un tempo, alle percentuali di un tempo, partito del 6,1-6,2%, 300 e passa preferenze non sono poche. Te sei uno che diciamo, ha fatto parte di Forza Italia proprio dalla prima ora, sei un berlusconiano di ferro. Allora, io se ti faccio vedere il diario di scuola della quarta elementare, al 27 marzo ci ho scritto speriamo che vinca Berlusconi, perché... 27 marzo nel 94, ecco, è la prima 94. Elezione vinta. Quella è una data storica. Esatto, insomma, le prime elezioni della Seconda Repubblica, la vittoria del centrodestra di Forza partendo Italia. Partendo da zero. Vabbè, è un momento di cambiamento della politica e lì Berlusconi ebbe l'intuizione, poi insomma è stato diversi anni al governo, io all'epoca ero un bambino chiaramente, quindi non è che potessi capire di politica, magari qualcuno dice che non ci capisco niente nemmeno oggi, probabilmente è così, magari no. Battute a parte, provavo simpatia per il personaggio, poi negli anni mi sono comunque appassionato di politica e effettivamente le idee che venivano diffuse da Forza Italia, dal centro-destra in generale,
e poi si sono rivelate le mie, e quindi poi nel 2006, in un momento anche oggettivamente difficile, sia qui ad Arezzo che a livello nazionale per il centrodestra, decisi di scendere in campo nel mio piccolo, mi iscrissi, ho fatto parte del movimento giovanile per tanti anni insieme ad Alessio Mattesini, che è stato presidente del consiglio comunale, siamo cresciuti insieme politicamente, anzi diciamo lui era un passo avanti rispetto a me perché aveva già delle esperienze in passato, però ecco, abbiamo costruito insieme il gruppo giovani, e tuttora alcuni giovani che ora lo sono un po' meno, come me, come lui, come Jacopo Apa, che è il nostro capogruppo, ci siamo affacciati poi nelle nostre istituzioni locali, e insomma siamo stati eletti, siamo stati poi incaricati, appunto io personalmente nel ruolo di assessore, Apa il capogruppo, però ecco, siamo un bel gruppo, siamo una bella squadra. Perché questa è una vettura talmente moderna che sa a memoria la strada, perché se per caso non c'è qualche deviazione rispetto alla strada segnata, chiaro. Subito avverte. E poi ci ha memorizzato anche gli autovelox, però non gli è stato detto che gli autovelox sono spenti. Comunque va bene. E, io mi ricordo una tua immagine con uno striscione a favore di Berlusconi, che però non venne, annunciò il suo arrivo e poi all'ultimo momento però... Allora, ti racconto l'aneddoto. Era la convention di Forza Italia del 2016, se non sbaglio, ecco, o 2017, sì. Che organizzò Stefano Mugnai, era previsto. Ci stava che venisse anche il presidente Berlusconi, e vedero il pezzone da tutta la Toscana, ma riempimmo l'auditorium di Arezzo Fiere Congressi, quando ancora ci si poteva assembrare, speriamo di poterlo rifare presto, e praticamente portarono gli striscioni a alcune persone, c'era un benvenuto Silvio, portarono e venne messo lì. Poi purtroppo dopo il presidente non venne, anche perché era il 2016, perché poi dopo qualche settimana fu operato anche al cuore, non godeva di ottima salute in quel periodo, quindi non faceva viaggi. E poi ci fu una foto che fu abilmente ritagliata dall'amico Angelo Rossi, che se ci segue lo ascolto, e allora se ci ascolta lui lo salutiamo. E praticamente mise questa foto sui social. Io ero stanco, oggettivamente facevo parte del servizio d'ordine della convention, era pomeriggio inoltrato, mi ero seduto, ero stanco, ero anche un pochino più in canna rispetto a ora, quindi mi faceva più fatica stare in piedi, camminare, muovermi tutto il giorno, e questa foto sembro desolato, sembro... E quindi abbattuto. Con questo benvenuto Silvio, la mia faccia anche la mia, sembrava proprio la delusione, che effettivamente c'era, ma in realtà quella era la stanchezza. E è una foto che insomma mi hanno preso in giro per diversi giorni anche gli amici, però vabbè. Ma in visita ufficiale, poi non so insomma per i fatti suoi se è mai capitato da queste parti, però insomma non ho ricordanze ufficiale, di aver visto Berlusconi ad Arezzo. No. Poi se girava voce tanti anni fa che era venuto per un matrimonio, ma non mi ricordo nemmeno di chi. Sì, allora te lo dico, della figlia di Emilio Fede, esatto. Che vive in città. Esatto. Però poi io non ho mai avuto occasione di incontrare. Ma te non l'hai mai incontrato? Sì, l'ho incontrato a Roma in una convention del partito, in un evento un paio di anni fa, e vi vedo tutte e due volte, insomma, però un saluto veloce e nulla più. Capito. E vabbè, parlami un po' di questa esperienza, no? Questo salto non indifferente, insomma, che da consigliere comunale, che comunque è un incarico importante, però la responsabilità che è diverso, uno si carica addosso facendo l'assessore, insomma, è evidente. Beh, da consigliere comunale diciamo che ti occupi un po' di tutto, no? Perché sei un po', perlomeno per come l'ho interpretata io, proponi chiaramente, partecipi alla vita amministrativa della città. Io sono stato anche uno di quelli che piaceva avere rapporti con gli assessori, sapere prima le cose, i progetti, chiaramente poi venivano da programma elettorale, da quello che era stato un po' i motivi che ci avevano unito nel sostenere la candidatura del sindaco, e poi chiaramente raccogli segnalazioni, ti fai portavoce insomma nel territorio, nel mio quartiere in particolare, lo faccio tuttora, tra altre cose proprio stamani e ci sono stati gli interventi sul verde pubblico di segnalazioni che avevo fatto all'assessore Casi, e mi piace comunque sia avere il rapporto con la gente.
Da assessore però principalmente ti devi occupare dei temi di cui il sindaco ti assegna le deleghe, nel mio caso sport e politiche giovanili, che nelle passate, della passata amministrazione hanno visto queste deleghe prima con la Lucia Tanti e poi con la Tiziana Nisini, che erano comunque deleghe accompagnate da altre. La Lucia gestiva anche il sociale e poi la Tiziana la casa, il patrimonio, eccetera. Qui sono sole, ma non è un voler sminuirle, al contrario, io avendo solamente questi due temi mi devo concentrare giorno e notte questi temi, e l'intenzione è proprio quella di valorizzare le attività sportive giovanili della città. Io nel mondo dello sport non ho grossa esperienza, anche perché mi sono affacciato negli ultimi tempi a fare anche un minimo di attività sportiva personale, perché prima non avevo il fisico, non che ora ce l'abbia, ma sono un pochino più leggero, qualche corsetta riesco a farla. A livello di politiche giovanili ho esperienza nelle associazioni del territorio, quindi magari qualcosina più ne sapevo. In questi primi 6 mesi ho conosciuto veramente tante persone, con alcuni siamo visti dal vivo, con altri a distanza a causa della pandemia, però sono riuscito a prendere coscienza di quello che è il settore sportivo ad Arezzo, è veramente ricchissimo, tante associazioni, ma veramente tante, e anzi in questo periodo difficile, perché ancora non siamo usciti dalle restrizioni, devo dire che svolgo un ruolo sociale importantissimo, nonostante tutto ci sono attività a distanza, chi ha potuto fare attività all'aperto le ha fatte, ma tantissimi giovani e non solo giovani sono... queste associazioni svolgono un ruolo importantissimo a livello sociale proprio. E cercheremo di aiutarle anche adesso nella ripartenza, perché oggettivamente c'è un mondo dietro, c'è un mondo. Siamo stati sorpassati da una ciclista che insomma è anche un bel vedere, tra l'altro. in forma. Sì, sì. Allora, per quello che riguarda, hai anticipato la scaletta, prevedeva questa domanda alla fine, ma insomma, visto che sei entrato proprio in argomento sport, sì. Questa è una città che dal punto di vista economico negli anni, tu sei nato nel 1984, quasi 85, in pieno boom economico, sì. Ecco, questa è stata sempre una città molto ricca, dove ci sono state aziende importanti che hanno segnato anche l'economia italiana. Il veicolo trainante, il settore trainante è stato l'oro per tanto tempo, ma anche tuttora, insomma, è uno dei poli industriali più importanti italiani dal punto di vista del settore orafo. Ecco, però, nonostante tutto questo, scusate questa lunga premessa, ad Arezzo lo sport non è mai arrivato a un'eccellenza, mi riferisco al calcio, come forse è stata la pallavolo, mi sembra, una due, proprio negli anni 80, basket assolutamente, cioè, rispetto a Siena, siamo stati sempre un passettino indietro, eppure Siena sì, è importante dal punto di vista turistico, molto più di Arezzo, ma insomma, le industrie che ci sono qui, cioè, esatto. E la grandezza anche numerica di Arezzo è evidente, insomma. Come mai? Come hai fatto un'idea? Dunque, diciamo, la storia dell'Arezzo Calcio, tra l'altro siamo in zona, quasi arrivati allo stadio. Siamo quasi allo stadio. Esatto. Beh, ci sono stati imprenditori aretini che nel passato, anche nel recente passato, hanno investito nella squadra, hanno portato la Serie B ad Arezzo, poi sono storie finite, qualcuno è finita anche male, e adesso appunto la società non ha aretini all'interno, è comunque una società solida, e io penso che insomma avremo un bel futuro anche sportivo con la società. Chiaramente ora è importante salvare la squadra sul campo in queste ultime partite. Sono fiducioso, però ecco, le intenzioni della società. Ho visto anche un tuo post con obiettivo salvezza. Sì, questa è stata una iniziativa della società che ho sposato volentieri. Chiaramente quella non è che aiuta a salvarsi sul campo, però diciamo che sprona un po' l'ambiente, no? La vicinanza dell'amministrazione comunale secondo me è importante. Però ecco, gli aretini, i periodi aretini, quel rapporto con lo sport non sempre è stato di idilliaco. Nel ciclismo ci sono stati interventi. Ecco, no, lì nel ciclismo Esatto, però lo sport effettivamente, pur avendo la possibilità, non lo so perché sinceramente, però tutt'oggi lo vediamo questa cosa. Forse si dice che nessuno è profeta in patria, no? Noi siamo un po' botoli ringhiosi, ci definiva Dante già secoli fa,
e oggettivamente magari per un imprenditore mettersi, mettere la faccia su, su una società, su una squadra sportiva, a prescindere dallo sport, è sempre un'arma a doppio taglio, no? Perché il tifoso vuole sempre vincere, vuole sempre vedere il bel gioco, e quindi dice chi me lo fa fare, chi me lo fa fare. Quindi qualcuno in passato ha avuto il coraggio, anche nel recente passato, poi però sono sempre stati più i dolori che le gioie, al di là dei risultati sul campo, e quindi è così, è così. Però speriamo nel futuro di avere nuovi valorosi imprenditori che vorranno cimentarsi e dare una mano alle società sportive aretine. Questa è una critica che non è che è ristretta al, diciamo, al territorio aretino, cioè in generale. Sì, calcio, nel calcio non c'è molta cultura sportiva, no. Ecco, purtroppo, al di là della passione, al di là del fatto che insomma ci prendiamo tutti, ci facciamo prendere tutti quanti dall'entusiasmo, specialmente chiaro, quando ci sono i mondiali, gli europei, insomma, sono alle porte, la Serie A, insomma, sono tutti tifosi, però insomma, fondamentalmente l'italiano vuol sempre vincere, no? Te l'hai accennato prima. Il tifoso in generale. Il tifoso italiano vuole sempre vincere, non c'è ragione. Magari si gioca male, però 1-0 si va a fare i cortei, si perde e partono i processi. Insomma, ma siamo tutti allenatori, sì, ora siamo diventati tutti virologi ultimamente. No? Ah, vabbè, quella è veramente una cosa. Abbastanza sconcertante. Comunque sulla cultura sportiva, si posso un piccolo aneddoto. Vai. Nel diciamo, quello che vorrei fare nei prossimi anni da assessore è proprio investire sulla cultura sportiva, e anche io l'ho chiamato cultura sportiva, tifo e senso di appartenenza. È anche un tavolo della consulta dello sport che diciamo, abbiamo rinnovato recentemente come organo consultivo dell'amministrazione comunale. Io mi ricordo questa cosa, sono passati 20 anni, probabilmente anche 21, e io mi affacciai allo stadio di Arezzo, all'Arezzo Calcio, perché ci fu una promozione del comune, della società, e con 20.000 lire all'epoca mi vidi 10 partite in maratona, e con questa piccola iniziativa, con 2 lire, però mi appassionai alla squadra della mia città, perché fino ad allora sì, guardavo il televideo, i risultati, ma finiva lì. E da lì in poi l'ho seguita più, l'ho seguita meno negli anni. Ora sono oggettivamente da qualche anno che sono abbonato in club, da prima di diventare assessore allo sport. E però quell'iniziativa mi servì per appassionarmi alla squadra calcistica della città. Io vorrei fare iniziative di questo e di altro tipo con tutte le squadre, però, perché non solo il calcio, ma la pallavolo, il basket e qualsiasi altro sport, e anche con gli sport individuali, il rugby, ma anche gli sport individuali. Noi abbiamo tanti atleti aretini che gareggiano, appunto, penso all'atletica, penso alla ginnastica, voglio dire, abbiamo avuto il campione olimpico Matteo Marconcini, però ecco, in città non sono mai stati seguiti a dovere, quindi io vorrei investire su questa cosa e sfruttare ad esempio iniziative come quelle di Orgoglio Amaranto, che sono state anche nelle scuole, a diffondere questo senso di appartenenza, questo tifo buono. Il che non vuol dire io non sono di quelli che si scandalizza per uno sfottò, per un coro, che per carità ci sta. L'importante è sempre rimanere nel rispetto, nello sfottò, mai scadere nell'offesa o peggio ancora nell'ingiuria. Quindi vorrei investire su questo, collaborando anche con le scuole, con il proprietario degli studi, ne abbiamo già parlato, progetti che metteremo in campo. Allora, noi ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte di CarTube. A tra poco. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da 2 generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Seconda parte di CarTube, sempre in auto con Federico Scapicchi, che è l'assessore
allo sport del comune di Arezzo. Con lui abbiamo parlato di sport, inevitabile, adesso parliamo un po' anche dei problemi della città, che sono i problemi ci che sono. In questo momento purtroppo attraversano tutta la penisola. Stiamo vivendo, la mascherina ne è la chiara dimostrazione, un periodo terribile, non solo dal punto di vista sanitario ma anche economico perché sociale, insomma, psicologico, guarda, insomma siamo veramente in ginocchio, ecco. La domanda è: ci rialzeremo? Come ci rialzeremo? Quando sarà finita questa pandemia? Perché ancora siamo nel mezzo del ciclone. Ci rialzeremo? Non ho dubbi. Come? Non lo so. Perché oggettivamente, breve excursus storico di questi ultimi 13-14 mesi. All'inizio era un virus che era in Cina, quando arrivava si vedeva queste immagini, sembrava di vedere un altro pianeta. Poi i primi casi, il tempo 10-15 giorni lockdown, paura, oggettivamente c'era timore, poi questo timore, man mano che si vedeva che si raggiunse il picco, si scendeva con i casi, c'era voglia di riaprire, di tornare. Oggettivamente, diciamoci la verità, salvo qualche lungimirante, in estate l'anno scorso pensavamo di averla scampata. E beh, è durata qualche mese, è andata via. Purtroppo in autunno, come i più lungimiranti dicevano, ci siamo ritornati, anzi, con un numero maggiore di casi, un numero maggiore di vittime, purtroppo. Il problema adesso è un altro, però, che dopo un anno di pandemia, c'è la pandemia, cioè tuttora non la nego, anzi, chi la nega penso che insomma dovrebbe un attimino farsi vedere da uno bravo, parecchio bravo. Però non c'è, esatto, ma non c'è solo la pandemia, cioè è giusto tutelare i cittadini da questo virus, quindi i giusti vaccini, giustissimi, giustissimo vaccinare prima le persone anziane, prima le persone più a rischio, però dobbiamo anche rimettere in moto l'economia, i commercianti, gli artigiani, le palestre. Io sto ricevendo lettere di tante palestre che sono disperate, oggettivamente. I bar, i ristoranti, tutte le attività, tutte queste economiche attività che sono le attività che poi, pagando le tasse, finanziano anche il servizio sanitario. No, quindi è un cane che si morde la coda. Infatti, allora, palestre, bar e ristoranti, senza nulla togliere agli altri, per carità, perché anch'io sono a partita IVA e sto soffrendo come tutti gli italiani, insomma, molto, lo ammetto molto onestamente, sinceramente. Però queste sono le tre categorie che sicuramente hanno subito i maggiori danni. Ma guarda, io mi spingo più in là. Il servizio della ristorazione d'estate oggettivamente ha avuto modo di lavorare. Chiaro che adesso è da settembre, per non dire agosto, che non lavora. Il mondo dello sport, però, considera che è riaperto a maggio-giugno dell'anno scorso, fino a metà ottobre, diciamo. Quindi il grosso dei mesi di apertura sono stati quelli estivi. Al di là di chi è iscritto in una palestra, che comunque anche d'estate ha la forza, la costanza, la voglia di allenarsi, i corsi sportivi vanno tutti da settembre a giugno al massimo, quindi l'estate è il momento di pausa. Quindi anche negli anni normali il mondo dello sport si ferma un pochino d'estate, e quindi il momento di apertura per loro ha coinciso con un momento di pausa. Si sono messi in regola, hanno speso soldi e al momento opportuno il governo però li ha stoppati. Non dico che sia stato un errore allora, perché magari c'era veramente tanti casi come tuttora, però dopo oltre un anno abbiamo visto che le restrizioni mitigano ma non fermano questa pandemia. E allora, avendo un debito pubblico come quello che abbiamo noi, non essendo in grado di dare i ristori che altri paesi hanno potuto dare, altri governi hanno potuto dare, dobbiamo fare di necessità virtù. Riaprire con coscienza e coscienza, chiaramente, non come se nulla fosse, però dove ci sono le condizioni, zona gialla, zona bianca a maggior ragione, la vista solo la Sardegna per poco tempo, poi è chiaro, tornata in zona rossa, è ovvio che riaprendo riallarghi un po' le maglie del contagio, però devi dar modo anche all'attività di lavorare. Ora veramente credo che siamo arrivati al punto di non ritorno, si rischiano anche disordini sociali, cosa che ovviamente non mi auguro e non giustifico assolutamente chi fa ricorso alla violenza anche verbale nei confronti di chi ha l'onere e l'onore di governare e purtroppo di stabilire queste chiusure. Però il governo, e il mio partito ne fa parte, quindi non è che adesso perché siamo al governo va tutto bene, prima andava tutto male. Il governo deve capire che bisogna in tutti i modi stilare un calendario di riaperture serio, date certe, con calma, con raziocinio,
ascoltando i medici, ma non si può pensare di andare avanti con le chiusure. E attenzione, riaprire non per richiudere, perché proprio ieri parlavo con una persona, mi dice: guarda che se dobbiamo riaprire il 20 di aprile e chiudere il 10 di maggio, allora apriamo il 15 di maggio. Riaprire per non richiudere, riaprire per non richiudere. Accelerare con questi vaccini, basta con questi scappatoie, io sono caregiver, io sono parente, io sono... Si vaccina gli anziani, si vaccina le persone che hanno necessità per motivi di salute, per prescindere dall'età. Poi si vaccina... Quelli più a rischio, insomma. Esatto, poi si vaccina. Correre sui vaccini, se non riusciamo a fare con l'Europa, facciamo da noi, come giustamente ha detto Draghi, però muoviamoci, perché bisogna ripartire, anche a livello psicologico. Se io fossi stato un giovane oggi di 18-20 anni, io non lo so, cioè battevo la testa nel muro, non stavo mai in casa, non mi metto anche nei panni dei ragazzi, sì, che sì, ho fatto, sì, la scuola a distanza. Questa riflessione l'ho fatta anch'io. Sport chiuso, associazionismo, che non c'è un evento, non c'è una discoteca, non c'era nulla, si sta solo in casa. È difficile anche psicologicamente. No, no, infatti questa riflessione, ti ripeto, la facevo anch'io proprio in virtù del fatto che quando ero ragazzo e facevo spesso arrabbiare i miei genitori perché ero molto agitato, e mio padre magari mi metteva in castigo a 14-15 anni, diceva: guarda, ora mi hai fatto arrabbiare, fine settimana non ti faccio uscire. Andavo fuori da testa. Cioè, ora te immagina un ragazzo di 15 anni, oggi 16 anni, che è costretto dalla mattina alla sera a non andare neanche a scuola, perché poi non c'è neanche il contatto con i suoi amici. Ma poi purtroppo si legge, l'abbiamo visto anche ad Arezzo, dopo questo gusto del proibito, no? I ragazzi si ritrovano a casa così, e lì è un luogo meno sicuro, la casa di un locale pubblico, di un parco pubblico. L'abbiamo visto anche dalle statistiche dei contagi, la maggior parte dei contagi avviene nelle case, perché lì abbassi la guardia, no? Ovviamente. E quindi riapriamo i locali, riapriamo anche i centri di aggregazione dove ci sono delle regole da rispettare. Chi non li rispetta è giusto che paghi pegno, però lì almeno c'è un controllo. Nelle case non ci può essere un controllo, e quindi le regole vengono tutte meno, è più pericoloso. Se riapriamo i luoghi pubblici si abbasseranno anche i contagi, perché la gente, comunque, chi vuole si aggrega lo stesso, sbagliando, ma lo fa, e allora troviamo una soluzione diversa. Federico, io l'altro giorno casualmente a piedi ho percorso via Madonna del Prato, sì, e mi sono spaventato dalle perché vitrine, mi sono io mi sono fermato a contare alla 12ª, ho detto non ne conto più, perché 12 fondi commerciali sfitti, Madonna del Prato, siamo veramente in centro, proprio centro. Da San Corso Francesco Italia, fino alla metà, sì, del pezzo che poi arriva a... È una strage. A Via Garibaldi. È una strage, è incredibile. Qualcuno era chiusa prima, ma qualcuno ha chiuso in questi mesi. Dicevo, a me mi preoccupa a livello sociale, siamo anche in un regime di blocco dei licenziamenti, giustamente. Ma questa cosa dovrà finire prima o poi, perché non abbiamo il pozzo senza fondo. Anche gli scostamenti di bilancio che il governo fa, perché vanno fatti, danno degli aiuti irrisori, diciamo, quello che riescono a dare, perché poi diviso per quanti sono gli aventi diritto sono veramente pochi, ma è debito. Cioè noi non è che questi soldi scaviamo una buca e tiriamo per terra, li dobbiamo restituire. I soldi del recovery fund europei, ben vengano, questi 209 miliardi, buona parte sono debito, li dovremo restituire, quindi dobbiamo spenderli bene, ma non possiamo pensare di andare avanti a fare debiti, perché abbiamo già un grosso fardello di debito pubblico. Quindi riaprire in sicurezza, più gente lavora e meno c'è bisogno di ristori, o meglio, con la stessa quantità che stanziamo per 100, magari per 50 cominciano a essere ristori dignitosi. Ancora un pochino, qualche attività dovrà star chiusa, sicuramente, perché non si potrà aprire tutto insieme, però veramente io spero che già dal 20 di aprile ci siano dei segnali. Prima di tutto ripristinare le zone gialle. Chi è giallo, perché deve stare arancione? Questa cosa però non la c'è. E poi, scusa, mi dilungo, ma... No, vai. Il coprifuoco proprio mi sta. No, ma dai, se io voglio uscire alle 10:30 la sera e voglio portare fuori il cane, ma chi sono io? Anzi! Più si dilazionano le ore della giornata, le varie azioni che uno fa, meno c'è assembramento, no? Come adesso si parla, ma sì, riapriamo la sera, ma i ristoranti fino alle 21, perché?
Perché? Perché vanno tutti a mangiare alla stessa ora dopo, e dopo come si fa? La gente ci vuole andare a mangiare fuori e alla fine istighi a non rispettare quel metro, ad aggiungere una sedia a un tavolo, perché anche il ristoratore giustamente deve anche rispondere ai clienti. Fammi fare tre turni, fammi stare fino a l'una, non fino alle 21. Sì, che no, problema no. C'è? Federico, non ha neanche senso prendere un caffè al bar e andare a bere fuori. Guarda, cioè, io momenti mi casca tutto per terra, avevo da una parte il cornetto, da una parte il caffè, poi non lo è puoi zuccherare, quindi zucchero, paletta, una roba. No, no, e poi stiamo riempendo i parchi urbani di rifiuti. Per aiuto questo asporto, ogni cosa viene imbustata, la busta. Meno male bisogna fare meno rifiuti. È un imballaggi a go-go, plastica che trovi per terra, perché poi dopo c'è anche la gente in civile che non ha la pazienza di fare due metri per arrivare al cestino. Anche sta cosa è veramente ridicola. All'aperto la ristorazione, spero che ancora si sta andando verso il bel tempo, col comune chiaramente daremo una mano, quindi il suolo pubblico sarà agevolato, gratuito, ci sarà modo, con un certo ordine chiaramente, perché è giusto anche rispettare le cose della città. Però ecco, io mi auguro che i liberi tutti no, ma il tornare a vivere sì, ce n'è veramente bisogno. Speriamo, tanto per ribadire il concetto, speriamo che questa pandemia poi sia debellata, questo chiaro coronavirus, cioè, tra pochi mesi ma c'è uno strumento un triste, solo, si chiama vaccino, e purtroppo però anche la narrativa, le trombosi, per carità è giusto che si studi, perché siamo nella fase 4 della sperimentazione, e che dopo un anno è ovvio che ci sia ancora da studiare questi vaccini, però voglio dire, io mi fido della scienza. Poi è chiaro, vaglielo a dire a chi ci ha avuto un effetto collaterale un po' pesante o ipoteticamente fatale, da vedere. Chiaro. Effetti collaterali ci però sono tutto, anche quando l'aspirina ne ha di più, ma vedevo il rischio trombosi, sono medicinali come la pillola anticoncezionale, che ne ha una valanga di più di casi di trombosi sospette, quindi bisogna scegliere cosa vogliamo fare, se vogliamo tornare a vivere. Qui abbiamo responsabilità anche noi giornalisti, devo ammettere che insomma, sì, qualcuno ha fatto ho troppi colleghi che vanno a cercare gli scoop anche dove non sono, quindi vale, lasciamo perdere. Purtroppo qualche testata nazionale cerca il click, ormai si va a click anche dell'informazione. È tristezza. Il titolone, poi click. Senti, a proposito di click, io curiosavo sulla tua pagina Facebook e ho visto la foto che hai fatto, il post che hai fatto il giorno di Pasqua. Sì. E che, insomma, hai detto una cosa bellissima, sono sullo sfondo con la città più bella del mondo, Arezzo, però hai detto forse ho mangiato troppe tagliatelle, eri pentito delle tagliatelle, non ci si pente delle tagliatelle. Guarda, mangiate, erano buonissime, tagliatelle fatte in casa all'uovo con sugo rustico, bianco, buone. Il problema è che io pesavo 126 kg, ora sono 81, quindi ne ho persi 45 e non ho più lo stomaco di una volta. La pasta la mangio di rado, perché ancora devo perdere qualche chilo, quindi cerco di limitare i carboidrati. Però per Pasqua dico dai, mangio. Ma non ne ho mangiata tantissima, devo dire la verità. Però non sono più abituato. E quindi pasta roba mi è rimasta proprio qua, tant'è che nel pomeriggio dissi no, bisogna che vado a fare due passi perché non digerisco. E quindi arrivai fino a San Cornelio, poi mi feci questa bella foto. C'è un punto che proprio si vede, sono sette torri della città, che chiaramente nella realtà sono un punto o un altro, ma lì sembrano proprio allineate, è veramente bello, e mi fermo sempre lì quando scendo da San Cornelio, che poi si riarriva verso non dalla parte dello stadio, dalla parte più vicina allo stadio di atletica, per capirsi. Sì. È un punto veramente bello, mi fermo sempre lì, ho fatto la foto. Beh, comunque viviamo in una bella città, in un bel contesto. Sì. Meriterebbe di più, però insomma ha fatto grandi passi da gigante. Sotto la prima giunta Ghinelli, grazie, lo devo dire, non è che lo dico solamente io, insomma, hanno riconosciuto anche gli avversari politici, però Marcello Comanducci ha fatto un grandissimo lavoro, peccato insomma averlo perso come assessore, questo al di là di come uno la pensi. Purtroppo adesso lascerà anche la guida della fondazione a fine mese per motivi di lavoro. Ha fatto un gran lavoro, Marcello ha trasformato un paesone in una città turistica, e adesso è inutile stare a dire di cosa ha fatto, come l'ha fatto, quanto l'ha fatto, perché tutti lo sanno. Adesso noi abbiamo il compito di ripartire appena sarà possibile e di non buttare via
il lavoro di Marcello, perché non sarà facile, perché si riparte però tutti da zero, perché il turismo, anzi, il turismo lento, e lento cosa vuol dire? Non è un turismo che si cammina piano, ma è un turismo che non è il turismo di massa di Firenze, di Roma, di Venezia. Il turismo lento ha vissuto e sta vivendo un momento importante. Noi dovremo attrarre visitatori, un po' come abbiamo fatto anche lo scorso agosto, sia perché non avevamo casi di Covid, ma anche perché avevamo fatto un grosso lavoro di promozione. Dobbiamo tornare a riempire la città di turisti, con gli eventi, con la città del Natale, con altri eventi, però anche valorizzando il nostro patrimonio. E su questo entrambe le fondazioni lavorano e lavoreranno. E dico di più, anche lo sport deve essere un veicolo per il turismo. Il turismo sportivo è un settore molto importante, gli eventi che faremo ad Arezzo dovranno essere veicolo per i turisti per conoscere la città. Grazie a Federico Scapecchi, siamo arrivati al termine del nostro viaggio. È stata una bella chiacchierata, sì. Federico è un ragazzo dinamico, vivo proprio dentro di sé, soprattutto competente, ed è uno che ama il suo lavoro, ama la politica, insomma l'ha dimostrato in più di una occasione. Grazie Federico. Grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Bene, grazie, alla prossima. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.